Questo programma è offerto da Dal 9 al 15 settembre 2014 avranno luogo i festeggiamenti in onore di Maria Santissima Addolorata, patrona di Aspra. Numerosi gli appuntamenti legati alla fede, alla difesa delle antiche tradizioni e alla cultura. Il programma della festa, che è patrocinata dal Comune di Bagheria, è, come ogni anno, realizzata grazie all'energia e al sostegno economico dell'intera comunità asprese, si svolgerà secondo la tradizione, con le celebrazioni liturgiche, le processioni e i riti particolari in onore di Maria Santissima Addolorata. Si vivranno in contemporanea alcuni momenti musicali, di gioco e di spettacolo che coinvolgeranno l'intera frazione marinara. Da segnalare il concerto nel mare di Aspre, seguito dall'Orchestra Filarmonica Siciliana, che si svolgerà martedì 9 settembre 2014. E ancora da segnalare, mercoledì 10 settembre, a partire dalle ore 21, la festa al Villaggio dei Pescatori, con la proiezione del video Aspre in Festa 2013. E con lo spettacolo La Notte della Lampara in un villaggio nella memoria, tra musiche, danze e poesie a cura di Francesco Maria Martorana. Momento molto intenso sarà la fiaccolata per la pace nel mondo e la recita del Santo Rosario giovedì 11 settembre a partire dalle ore 21. A seguire un momento musicale alle ore 22 presso la Piazza Colombo con il concerto della banda musicale Pietro Mascagni. Venerdì 12 settembre alle ore 21 allo Scalo di Ponente la performance degli Around the Jet Skinket e a seguire Livarchia a Mare con Francesco Giunta e la partecipazione di Ezio Noto. Ancora da segnalare sabato 13 alle ore 17 la sfilata dei carretti siciliani, omaggio alla famiglia Ducato, maestri dell'arte pittorica del carretto. Emozionante come sempre e molto attesa, si svolgerà domenica 14 settembre a partire dalle ore 15:30 la processione a mare del simulacro di Maria Santissima Addolorata. Sempre domenica alle ore 21 toccherà ai ragazzi dell'Italian Award Discography di Mariano Catola esibirsi nell'ottavo concerto per la speranza dedicato al Beato Padre Pino Puglisi. Mariano Catola, patron del Festival Italian Award Discography, ci troviamo alla DCN di Giuseppe Pellegrino. Ma cosa state facendo insieme? Allora, oggi stiamo facendo le prove del coro gospel che sarà l'apertura del concerto del 14 settembre in onore dei festeggiamenti di Maria Santissima Addolorata ad Aspra. Se non sbaglio, sempre nello stesso concerto, e questo concerto verrà dedicato a Padre Pino Puglisi, no? Sì, sarà consegnato un premio al nostro ospite d'eccellenza che sarà Cristian Imparato, che riceverà appunto il premio di Padre Pino Puglisi. Quindi ci saranno anche degli ospiti? Sì, gli ospiti saranno tutti 20 ragazzi partecipanti, ma l'ospite d'onore è Cristian Imparato. Poco fa sentivo delle prove, come sta andando con i due ragazzi? Sta andando benissimo, anche perché sono tutte voci eccellenti e di conseguenza ci vuole poco per creare tutto questo. Nella giornata conclusiva di lunedì 15 settembre, il momento culminante con la processione del simulacro di Maria Santissima Addolorata per le vie del paese, dalle ore 19 alle ore 23, e il tradizionale e tanto atteso spettacolo finale dei giochi d'artificio, I Fuochi e il Mare, a cura della premiata ditta Firework di Lorenzo La Rosa. L'assessore alla cultura e allo spettacolo Rosanna Balistreri, manifestando grande soddisfazione per il nutrito cartellone di eventi, si è espressa in questo modo. Ringrazio il gruppo organizzatore dei festeggiamenti in onore di Maria Santissima di Aspre, in particolar modo il presidente Don Vincenzo Battaglia e Salvatore D'Amico, presidente della confraternita, Gerardo Lorenzini, presidente della circoscrizione di Aspre, tutta la comunità e Michelangelo Balistreri, che come sempre si muove a 360 gradi per organizzare una festa che è l'immagine della devozione e dell'amore per Maria Santissima Addolorata e la manifestazione della grande tradizione della frazione di Aspra. Un giovane 24enne si è presentato presso il pronto soccorso dell'ospedale Villa Sofia di Palermo dopo essere stato accoltellato.
scappare nel corso di una tentata rapina. Secondo quanto raccontato dal padre del giovane, ai poliziotti arrivati in ospedale, sembrerebbe che il giovane si trovasse nella zona di Pallavicino, quando un malvivente si è avvicinato con un coltello, intimandogli di consegnare soldi e cellulare. Il figlio però avrebbe opposto resistenza all'aggressore e a questo punto sarebbe partito un colpo all'altezza dell'addome. Poi il rapinatore se l'è data a gambe. Il racconto del giovane è al vaglio degli investigatori che si sono presentati al pronto soccorso dopo essere stati contattati dai medici che hanno soccorso il ragazzo. Intanto quest'ultimo non è in pericolo di vita. Resta solo agli inquirenti di far maggior chiarezza su questa storia per scoprire il reale corso degli eventi. Attraverso una nota, il sindaco delle ville, Patrizio Cinque, ha spiegato la sua rinuncia a 6 mesi di stipendio. Ho firmato, insieme agli assessori della giunta comunale e gruppo consigliare del Movimento 5 Stelle di Bagheria, il documento con cui rinuncio alla retribuzione prevista per i primi 6 mesi del mio mandato e con il quale mi impegno a ridurre, dai mesi successivi al sesto, il mio stipendio del 30% come del nostro programma elettorale. Si tratta di 4.386 euro lordi mensili che al netto verserò ogni mese per i primi 6 mesi all'interno di un fondo vincolato per le emergenze sociali nel bilancio comunale. Con questo atto il Movimento 5 Stelle vuole fissare quelle che devono essere le priorità e le responsabilità di chi amministra una città. Prima fra tutte il bene comune della collettività e non quello di pochi. La politica deve tornare ad essere vicina ai problemi reali dei cittadini. Questo è stato l'impegno con cui siamo scesi per strada a maggio, nonché il patto che abbiamo stipulato con i bagheresi in quei giorni. Bagheria ha bisogno di diventare una comunità. La rinuncia ai primi 6 mesi di stipendio e la riduzione del 30% delle indennità del sindaco e giunta, oltre alla riduzione del 30% per il gettone di presenza dei consiglieri, saranno forse una goccia nell'oceano. Ci rendiamo conto che l'enorme debito ereditato dalle passate amministrazioni richiede sacrifici enormi per tutti i cittadini. Soprattutto per le fasce più deboli. Per questo abbiamo deciso di investire tali somme in un fondo per il sociale, affinché per una volta sia la politica a dare un buon esempio. Nei prossimi mesi saranno illustrate le finalità con cui questi soldi verranno impegnati per la città di Bagheria. You sexy, sexy dancer. Ancora più glamour, rinnova il tuo look da Salvo Militello Parruccheria, via Alongi 16, Ficarazzi, Palermo. Mamma, perché c'è scritto 50? Perché le macchine non possono andare più veloci di 50. E tu a quanto vai? Amore, io stavo andando troppo veloce. Lo capisce anche un bambino che la velocità può distruggere una vita. La velocità troppo elevata provoca 30.000 incidenti l'anno. Non rischiare. Resta sulla buona strada. Un consiglio comunale dichiarato urgente, ma così non lo è stato, almeno per i consiglieri comunali di maggioranza del paese di Villa Abate, che in merito alla convocazione del consiglio per discutere delle dimissioni rientrate del vice sindaco Giglio, si espongono comunicando che ritengono che la richiesta e la celebrazione di un consiglio comunale per discutere di un caso Giglio, che non esiste, sia l'ennesima occasione per offrire uno spettacolo indecoroso alla cittadinanza di Villa Abate. Parlare solo e sempre del caso G è controproducente e trascura le vere urgenze su cui il Consiglio Comunale è chiamato a deliberare, trincerandosi dietro un ossessionismo fine a se stesso. L'intenzione della maggioranza è quella di non partecipare a nessun Consiglio Comunale convocato esclusivamente per il caso. La scuola Puglisi, incontrata a Monaco, riaprirà a gennaio dell'anno prossimo. Ciò è quanto emesso durante il Consiglio Comunale di ieri a Bagheria. La scuola è chiusa dal dicembre del 2012, quando presero avvio i lavori per realizzare un piano sopraelevato. Nel frattempo i bambini erano stati dislocati in vari plessi, dalla Tomasaiella alla succursale in via Consolare.
La scuola è quasi completa, mancano dei piccoli lavori, come hanno relazionato in aula il dirigente Laura Picciuro e l'architetto Pieralba Cuffaro. Evidentemente, hanno detto, le cose non sono andate come dovevano. Il nostro obiettivo è di aprire il prima possibile e consegnarla al quartiere, fermo restando che le indagini della Guardia di Finanza andranno avanti e che saranno individuati i responsabili di eventuali reati. Il sindaco ha anche aggiunto che per far fronte alle carenze dei locali si cercherà di utilizzare le strutture della Casa del Fanciullo di Via dei Cipressi e i locali del Consorzio Idroagricolo in Via Roma. L'Achi è un randaggio che non ha mai dato problemi, ben accudito, alimentato, oltre che ad essere accettato dagli abitanti del posto dove è solito vivere, nelle campagne alla periferia di Monreale. La vita tranquilla di L'Achi, però, è stata scossa quando è stato recuperato dai volontari che operano nel territorio. Il cucciolo, infatti, presentava strane ferite, che inizialmente sono state scambiate per il risultato di una lotta contro un altro cane. Poi però, ecco il responso del veterinario, L'Achi è stato colpito da ben 13 palline di piombo da ignoti. Il cucciolo è stato così operato, ma soltanto 10 delle palline sono state estratte, mentre le restanti 3 non possono essere rimosse in quanto si trovano vicino alle vertebre. Il cucciolo è stato operato, ma soltanto 10 delle palline sono state estratte, mentre le restanti 3 non possono essere rimosse in quanto si trovano vicino alle vertebre. A prendersi cura del cane saranno ora i volontari, che hanno fatto di tutto per evitare il ricovero presso i locali dell'Acetilene e che stanno procedendo a sporgere denuncia contro ignoti. You sexy, sexy dancer. Ancora più glamour, rinnova il tuo look da Salvo Militello Parruccheria, via Alongi 16, Ficarazzi, Palermo. Match Music di Graziano Silvestri, una straordinaria agenzia di spettacoli che organizza per ogni occasione feste di piazza con cantanti partenopei o del panorama musicale italiano, giochi pirotecnici. Ma anche animazione con serate canore per battesimi, comunioni, matrimoni, compleanni, serate karaoke o altri eventi. Agenzia spettacoli Match Music di Graziano Silvestri, coinvolgenti idee per realizzare tanti momenti indimenticabili. L'agenzia spettacoli Match Music di Graziano Silvestri fa di ogni ricorrenza un grande successo. Vienici a trovare a Palermo in via Sant'Agostino 152 oppure chiamaci a 329 72 74 388 oppure 347 73 13 852. Match Music, e che il divertimento abbia inizio. Io voglio aiutare Apriti Cuore perché Apriti Cuore ci aiuta sempre, ma per farlo abbiamo bisogno dei grandi. Tu decidi come utilizzare il tuo 5 per 1000. Firma a favore di Apriti Cuore Onlus. A te non costa nulla in più, ma per Apriti Cuore è un aiuto concreto. Apriti Cuore si prende cura dei soggetti più deboli. Bambini, vittime di maltrattamenti e abusi. Minori stranieri senza famiglia e persone con disabilità psicofisica. Aiutaci anche tu! Vuoi diventare star per un giorno? Puoi vincere un inedito, un videoclip e tanti altri premi. Lego. Canale 8, in collaborazione con ACAS, organizza un concorso musicale che tramite una giuria di esperti sceglierà le voci più belle per esibirsi un giorno in TV. Lego. Tutte le domeniche ti aspettiamo al chioschetto Belvedere. Potrai divertirti insieme a noi, gustare ottimi cocktail, buonissimi panini e tanto altro. Se vuoi più chiarimenti, chiamaci ai numeri sovraimpressione. Oppure cercaci su Facebook alla pagina Le Voci del Mare. Cosa aspetti? Non farti sfuggire questa occasione e vieni a trovarci al chioschetto Belvedere di Sant'Elia. Ti aspettiamo.
Si conclude nella suggestiva cornice del Castello della Roccella sul lungomare di Campofelice l'estate di Sicilia Antica. La manifestazione dal titolo Un'estate con Sicilia Antica prevedeva 50 iniziative in 50 giorni nel territorio della provincia di Palermo. Un articolato programma proposto dalle sedi locali di Bagheria, Campofelice di Roccella, Cefalucci, Minna, Palermo, Roccapalumba e Termini Merese. Il grande evento dell'estate 2014, iniziato il 21 luglio, ha visto alternarsi ogni giorno visite guidate, concerti, conversazioni, mostre e presentazioni di libri. La notte di Sicilia Antica, che si terrà nel Castello della Roccella oggi, sabato 6 settembre 2014, con inizio alle ore 21, chiude il lungo cartellone estivo. Si inizia con la proiezione di un video che racconta l'estate di Sicilia Antica, con le iniziative portate avanti dall'associazione da luglio a settembre. Inoltre ci sarà la visita guidata in notturna del castello, l'osservazione degli astri con telescopio professionale dalla terrazza della Roccella, nonché la premiazione del concorso La Notte della Fotografia, la presentazione del volume di Alberto Stimolo, il libro e il quadro, a cura di Ciro Cardinale e Francesco Caronna. Inoltre, infine, la degustazione di prodotti tipici. È stata un'esperienza esaltante che ha riscosso un enorme successo, afferma Alfonso Locascio, della presidenza regionale. Il lungo programma di Sicilia Antica ha segnato l'estate di questo territorio. Abbiamo proposto iniziative di qualità, rendendo esplicito che si può fare una cultura ad alto livello, ottenendo grandi consensi senza bisogno di scadere nella banalità e senza pesare sulle tasche dei contribuenti. È sicuramente un fatto eccezionale che un'associazione di volontariato ha organizzato con grande professionalità 50 eventi distribuiti su un così vasto territorio. Abbiamo dimostrato che quando ci sono idee, capacità, passioni, progetti, non c'è bisogno di avere a disposizione grandi mezzi finanziari per far vivere un'estate diversa e promuovere un territorio dalle grandi potenzialità culturali e turistiche. Torna a Miss in Mary l'importante appuntamento con il premio Rocco Chinnici. Quest'anno verrà assegnato nel contesto della Notte Bianca della Legalità di Miss in Mary, giunto ormai alla terza edizione. Il premio Chinnici sarà il primo evento che inaugurerà un'intera serata dedicata alla legalità sotto diversi punti di vista. Il comune di Miss in Mary e la fondazione Rocco Chinnici hanno individuato in Pier Francesco De Liberto, noto come PIF, il vincitore della 7ª edizione del premio. Il grande pubblico inizia ad apprezzare PIF come uno dei protagonisti del programma Le Iene. Dal 2007 dà vita a un programma tutto suo, Il Testimone, dando molto rilievo ai personaggi protagonisti della lotta alla mafia. Il capolavoro finale è sicuramente il film La mafia uccide solo d'estate, uscito nel 2013 ed interpretato dallo stesso PIF. Il film ha ottenuto grande successo di pubblico. La consegna del premio Rocco Chinnici, che arricchirà la bacheca dell'attore e regista palermitano, avrà luogo il 13 settembre presso Piazza Comitato a Miss in Mary. Nel borgo più bello d'Italia stasera andrà in scena la Notte Bianca. Ci sarà da divertirsi tra le strade di Gangi, comune nel cuore delle Madonie. L'iniziativa è promossa dal Centro Commerciale Naturale ed è patrocinata dal Comune e dalla BBC Mutuo Soccorso Gangi. Si comincerà alle 21 quando, tra le vie del borgo, riecheggerà la musica degli artisti ospiti dell'evento. Tra Bivio Specchio, Via Montemarone, Via Nazionale e Via Repubblica risuoneranno in contemporanea le note dei DJ Roby e Samuel, il DJ Grillo, il karaoke e musica latinoamericana di Roby D'Antoni e infine la musica dal vivo di Calis Maio. Alle 22.30 al Bivio Specchio ci sarà l'esibizione del trio Ijar Kanda e un'ora dopo, nella villetta comunale, il concerto della band Gal Bennici. Infine, per chi avesse il languorino da ore piccole, ci sarà la mega spaghettata tra le note della band dei Batranù e l'esibizione dei trapezisti e gli immancabili fuochi d'artificio. Questo programma è stato offerto da
tutto lo staff del sito numero uno in Italia, ilmeteo.it, augura a tutti voi un buon weekend. Previsioni per sabato 6 settembre 2014. Elettra si allontana dall'Italia portando ancora precipitazioni diffuse al sud e sui rilievi orientali. Ecco il dettaglio preparato da ilmeteo.it. Al nord tempo via via più nuvoloso su tutto l'arco alpino centrale ed orientale, con precipitazioni sparse ma diffuse, fenomeni fin sulle alte pianure. Altrove il cielo sarà più soleggiato con tempo più asciutto. Al centro tempo in prevalenza nuvoloso sulle Marche meridionali, Abruzzo, Molise, Lazio centro meridionale e rilievi di queste zone. Qui avremo precipitazioni sparse ed isolati temporali sul Lazio e sul Molise. Scendiamo al sud, dove il tempo è diffusamente instabile con frequenti precipitazioni e locali temporali su gran parte dei settori peninsulari. Sole prevalente invece in Sicilia. I venti tornano a soffiare debolmente di maestrale su gran parte dei bacini. Temperature previste per questa giornata, minime che non subiscono grosse variazioni, con valori che saranno compresi tra i 15 e i 22 gradi su tutte le regioni. Durante il giorno prevediamo 24-28 gradi al nord, 22-29 gradi al centro e tra i 22 e i 29 gradi al sud. Ilmeteo.it vi ringrazia per averci seguito. Arrivederci al prossimo aggiornamento. Buona giornata con l'almanacco Barbanera. Oggi è il 6 settembre, si ricorda San Zaccaria profeta. Il nome Zaccaria deriva dall'antico ebraico che vuol dire ricorda o memoria di Dio. Dice il proverbio: in settembre l'uva è matura e il fico pende. Sono nati oggi Mauro De Mauro, Andrea Camilleri, Paty Valente. Il 6 settembre 1991 viene ripristinato il nome San Pietroburgo per la seconda città della Russia, che si chiamava Leningrado dal 1924. Nel 1996 nasce eBay, la piattaforma che offre la possibilità di vendere e comprare con la modalità delle aste online. In Italia arriverà nel 2001. Infine, il 6 settembre 1997, il mondo segue in diretta TV i funerali di Lady Diana. Albert Einstein ha detto: non hai veramente capito qualcosa fino a quando non sei in grado di spiegarlo a tua nonna. Arrivederci da Barbanera, dal 1762 l'almanacco più amato d'Italia. Bentrovati con l'oroscopo di Barbanera, l'almanacco italiano dal 1762. Sabato 6 settembre. Ariete, Venere da oggi non vi è più amica, ma potete sempre contare sull'appoggio di una splendida luna in ottimo sestile. Insomma, non c'è problema. Interessi culturali in primo piano, non fatevi distrarre da ciò che può allontanarvi da questo settore. Toro, i pianeti sono discontinui e a tratti vi lasciano da soli a vedervela con qualche probabile scocciatura. Vi toccherà metterci del vostro, ma non fatene un dramma, avete i mezzi e la lucidità necessari per cavarvela nel modo migliore. Gemelli, vi aspettano giornate dalla frizzante e intensa vita sociale. Siate disponibili agli incontri e agli inviti di vario genere, non ve ne pentirete. Sarete indaffaratissimi, ma i vostri impegni saranno tutti molto molto piacevoli e non vi peseranno. Cancro, del tutto inaspettatamente si potrebbe prospettare l'occasione di un viaggio all'estero, forse di lavoro, ma dovrete decidere in pochissimo tempo. Non fatevi sfuggire l'occasione, preparate armi e bagagli e spiegate le vele, non c'è niente da temere. Leone, trasferendosi in un poco amichevole segno d'aria, la luna per voi si fa decisamente spigolosa. Vi aspetta una giornata abbastanza impegnativa e a peggiorare il tutto c'è anche Marte, che ostile dallo scorpione vi trasmette ansia e nervosismo. Vergine, non è vostra abitudine tirarvi indietro di fronte alle difficoltà, ma oggi stranamente non avete voglia di raccogliere il guanto della sfida. Niente paura, una parentesi di flessione capita anche ai migliori, presto tornerete sulla breccia. Bilancia, buone notizie, che vi serve la luna su un piatto d'argento. Recuperati il buon umore e l'ottimismo, non vedete l'ora di iniziare la giornata. Un imprevisto potrebbe scombinare piacevolmente i vostri piani e darvi l'occasione per mettervi in gioco. Scorpione, malgrado la luna non sia d'accordo, Venere e Marte armoniosi si daranno un grande affare per illuminare di vivacità e buon umore questa giornata. Lasciate fare ai pianeti, voi dovrete soltanto seguire la strada che loro tracciano, sarà tutto perfetto.
Sagittario, giornata ricca di inviti da parte di amici e conoscenti, non c'è che dire, si prospetta un fine settimana all'insegna di una vivace vita mondana. Definite con cura alcune questioni di lavoro e poi potete iniziare ad occuparvi di divertimento. Capricorno, se i conti non tornano è perché avete ecceduto in qualche spesa, ma non è il caso di farsi prendere dall'ansia, ne verrete facilmente a capo. Perciò non prospettate scenari disastrosi, valutate obiettivamente la situazione e agite di conseguenza. Acquario, non si può certo dire che oggi i pianeti non si preoccupino per voi. Il problema purtroppo è che lo fanno in modo decisamente caotico. Con la Luna nel segno, ben vista da Mercurio ma osteggiata da Giove, sarete confusi e incostanti. Pesci, il dinamismo dei giorni scorsi lascia il posto a ritmi molto più blandi, che potrebbero stranamente sfociare nell'apatia. State in guardia. Sul lavoro e in famiglia non c'è molto da fare. Approfittatene per prendervi un po' cura di voi stessi.